Ave gente, sono Larus, eccomi qui su Europa Universalis 4 con i nostri inglesi. Siamo in una situazione un po' brutta, perché praticamente siamo messi molto male. Ci sono ribelli alle Bermuda che le hanno occupata, e siccome le Bermuda sono delle isole fin qui c'eravamo arrivati tutti, il problema grande è che le Bermuda in quanto isole è difficile attaccare un'isola sbarcando. Prendendo uno sbarco hai un meno 2, credo, di tiro di dadi. Ed è un grande malus. Oltretutto, stando su una barca e su un lungo viaggio, le tue unità si affaticano e si stancano. Quindi il morale diminuisce. Tante di queste cose fanno sì che io sia in una situazione di cacca. Sì, cacca. E praticamente, se non riesco a liberare le Bermuda, possono rimanere lì quanto vogliono, anche solo con le Bermuda, e potrebbero anche convertire la mia nazione se arriva l'indicatore al 100%. Quindi devo ovviamente fare qualcosa, prima possibile. Ora, non ho abbastanza soldi per continuare a tenere un tizio come advisor, perché devo puntare tutti i miei soldi adesso sui mercenari. Mi dispiace però. Devo farlo. Ora, mi serve un po' di Galogian Infantry. Cioè Lanzichenecchi, scherzavo. E poi dopo un'unità di Galogian, intanto che ci siamo. E oltretutto devo anche mettere missione di sconfiggere i ribelli. E devo anche fare attenzione con un esercito ridicolo adesso. Quindi dobbiamo prestare molta, molta attenzione. Ok, direi che possiamo sistemarci, metterci in posizione. Il mio piano è abbastanza semplice. Io voglio fare un assalto alle Bermuda con delle forze di sbarco. Voglio fare prima un assalto con queste 11 truppe di mercenari praticamente. E dopo mandare, di sicuro quell'assalto fallirà. È molto improbabile che io riesca a portare a termine un assalto del genere. Però intanto che sono un po' danneggiati, mando un'altra unità per fare un assalto successivo, che sono questi 5 uomini. Invece questi qua sono regolari. E dovrei farcela, più o meno. Più o meno. Metto un grande più che meno. Oltretutto Tirano ha fatto pace con varie nazioni, è rimasto così brutto. Intanto c'è lo Stato, la Chiesa e la Francia che stanno dominando il mondo. E dobbiamo fare anche attenzione all'Aquitania, che non si sa mai. Intanto gli vorrei dire, senti, potresti anche... no, aspetta, cosa posso fare? No, no, non gli faccio nulla, perché ho un po' paura che possano prendere queste due province. Ah, non ci sono le reclute che sono nel mio esercito non sono di buona qualità. Quindi le devo scartare via. Meno male che ne ho sole 200 invece che 2000. Il Mali chiede diritto di passaggio, perché no? Perché no? Tanto dove è finita la mia barca? Eccola qui, la mia barchetta. So anche i nazionalisti scozzesi qui. Dobbiamo fare attenzione anche un po' a loro. Lasciamo che la barca si riposi. La Francia ha chiamato crociata contro il Mali. Ma perché? Perché povero Mali? Che cosa vi ha fatto? Non tutti i Mali vengono per nuocere, però... Oddio. Intanto, i Veneti stanno dominando un po'. Non troppo nell'entroterra, però... in giro per il mare. Intanto il sultanato Rum se la sta così tranquilla. I tartari tartarano. Non fanno nient'altro. Mossa diplomatica. Norvegia è mia amica? No, mi odia. Allora direi prendiamo noi diplomatici, invece che avere più relazioni con gli altri tizi. Ah, abbiamo convertito Norfolk. Ora andiamo a convertire le isole dell'Ovest, che sono queste isole qui scozzesi. Ora, andiamo sempre in tecnologie navali. Dovrei anche puntare tanto sulle tecnologie militari.
perché sto rimanendo un po' indietro. Nazionalisti scozzesi, dannazione. Maledetti scozzesi. Eccoli qui. Voi state tranzolli. Io intanto che loro si riprendono, io vado all'assalto di scozzesi incazzati. Intanto posso prendere anche altri mercenari. Prendiamo un po' di Galogian riformata e anche un cannone, ma non c'ho abbastanza soldi. Però prendiamo un po' di Galogian riformata. Un esercito di mercenari per la regina. No, un re o una regina, non mi ricordo più. Ah, è un re. Molto bene. Aspettiamo che sia tutto a posto e poi dopo possiamo già andare a Lothian e fare un assalto ad Ayrshire. Via, partiamo, vediamo un po' come andrà la battaglia. Ok, abbiamo fatto un dado di 2, abbiamo il River Crossing che ci toglie meno 1, loro hanno fatto un dado di 5. Abbiamo fatto 2 di shock e 0 di dado, molto male. 8 di dado, 8, però sempre la penalità del fiume. 9, 2, loro hanno fatto solo 5. Eh sì, l'abbiamo vinta. Molto bene. Abbiamo una grande penalità per il morale, però in ogni caso non importa. Torniamo lì dove eravamo e riprendiamoci un attimo. Stiamo tranquilli. L'unica cosa che ci mancherebbe adesso è una guerra, veramente. Se qualcuno mi dichiara guerra adesso, io non ce la posso fare. Al massimo riesco a difendere con la mia flotta, che ho ancora una flotta decente, almeno quello. Però un esercito che è veramente, veramente ridicolo. Per dire, io potrei reclutare 68 reggimenti, che sarebbero 68.000 truppe. Ma ne ho solo 22.000. Molti di questi sono mercenari, che mi costano un fracco di soldi. Cattolici! Andiamo a combattere i cattolici. Ah, nell'Ulster altri ribelli nazionalisti. Ok, combattiamo questi ribelli. Io direi adesso di non dare più concessioni ai ribelli. Per un motivo, ho paura che poi dopo, pian piano, non perda troppo prestigio e lo sto già perdendo abbastanza. Quindi non me la sento di sprecare così tanto prestigio, che mi serve soprattutto per il morale, non per altro, in queste vicissitudini, vicende con questi ribelli. Vi aspetto, ragazzuoli. Tanto abbiamo anche così poca difesa dei forti. Abbiamo meno 3% che riescono a fare breccia subito nei miei forti. E poi io in tutte le mie partite, in questa partita qui non adoro assolutamente fare questa cosa, però di solito, come questa qua la possiamo vincere molto tranquillamente. Intanto mandiamo delle truppe, dei tizi. Devo anche sbrigarmi, andare a combattere contro quelli lì. Di solito faccio sempre i castelli molto forti. Tipo io faccio spesso partite con le fazioni italiane, in particolare quelle con i Savoia mi piacciono abbastanza. E ora comunque questi dell'universitari dell'Oxford li mando all'amministrazione, che mi serve tantissimo. E ora direi che posso partire per il nuovo mondo. Prendiamo tutti i mercenari, direi. Questi qua non è che mi servono un granché. Ah, gallesi. Vabbè. C'ho cose più importanti a cui pensare. Ok. Comunque faccio sempre dei forti di difesa oppure delle difensive. E riuscivo ad avere anche forti con difesa locale che arrivava a livelli molto molto alti. Secondo me non dovevo ancora evolvermi nelle tecnologie diplomatiche, sto andando troppo avanti. E comunque riuscivo a avere anche della difesa locale. Mi ricordo che in Piemonte c'è stato un periodo che avevo più di 200% ed eravamo nel 1500. Molto buono, ecco. Non te la prendono più quella città se hai 200% di difesa. Di sicuro non ti fanno un assalto, di questo puoi starne certo. Magari un assedio ce la puoi fare. Abbiamo sconfitto i ribelli.
cosa è successo? Perché questi ribelli sono scomparsi? È una benedizione, direi. È una benedizione. Intanto andiamo a colonizzare un po' di zone, intanto che non ho più questi ribelli. No, dove sono finiti? Dove sono finiti i ribelli? No, adesso sono preoccupato, eh. Dove sono finiti, seriamente? Aspetta. Sembra troppo bello per essere vero. Perché? Ah, intanto possiamo puntare sulle idee di qualità? Non ancora. Direi che dobbiamo puntare sulla tecnologia adesso. Tecnologia militare ci serve. Però gli scozzesi ci sono sempre. Qua abbiamo un po' di rivoltanti paesani. Comunque le Bermuda non si devono più rivoltare. Infatti faccio arch treatment. Che così di sicuro non si rivoltano più. Mettiamo un attimo a posto qua tutto quanto. E mandiamo questa barchetta qui alle Bermuda. Questa barchetta qui che era da esplorazione, mi pare. No, comunque mi pare molto strano. Cosa può essere successo? Non so. Un principe rinascimentale. Possiamo supportare il rinascimento? No. Io direi supportiamo il rinascimento. Perché no? Sì. Supportiamo il rinascimento. Tanto uniamo i reggimenti. Facciamoli un po' imbarcare. E andiamo subito a combattere contro questi tizi incazzati. Io ho preso un prestito. Intanto il nostro manpower sta iniziando un po' a lievitare. E ciò mi aggrada molto. Però adesso mi è morto il mio leader militare. No, è qui. Ah, ecco, Geoffrey. Tu sei un buon leader, Geoffrey. Mi piace. Ok, continuiamo a sconfiggere i ribelli. Altri scozzesi. Mannaggia gli scozzesi. Ok. Uniamo le truppe, i reggimenti, tutto quanto. E andiamo a combattere contro gli Highlander. Altri paesani. I paesani sono molto più facili da battere. Almeno. Hanno spesso però, quando capita che hanno un leader, ce l'hanno tosto i paesani. Eh beh sì, però se iniziano a partire così non ce la faccio più. Un po' di calma. Pensiamo a questi qua di Aberdeen. Appena il morale è a posto. Ok, ora possiamo pensarci. Ok, mettiamoci nelle Highlands. Stiamo tranquilli. Aspettiamo ancora un attimo, un mese. Ok, ora possiamo partire, abbiamo il doppio delle forze. Altri cattolici. Allora, qua lo vinciamo. Sì, lo vinciamo. Contro quei cattolici avrò bisogno di qualcosa in più. Dei tercio. Oh, i tercio quanto sono buoni. Meno male. I tercio sono fantastici. Molto sbucati così a caso. In mezzo. I tercio. Oltretutto ero anche una fanteria molto molto potente. Era una fanteria spagnola che poi dopo è diventata anche portoghese. Che è una fanteria nata nel fine 1500 e durò fino a metà 1600. Furono utilizzati fino alla guerra dei 30 anni più o meno. Poi dopo appena si presero quella bella batosta, la Déterrota de Roquelaure, contro i francesi, i tercio furono poco utilizzati. Era una fanteria basata sulle picche e sui fucili. Prendono ispirazione dalla fanteria svizzera dei Lanzichenecchi. Però facciano praticamente con le picche
un quadrato, tipo, non so se avete presente, non so se giocate a ai Total War Online. Spesso si trovano quei tizi simpatici. Intanto questa battaglia qui non credo se riusciamo a vincerla. Sì, se facciamo altri tiri dado così no, non la vinciamo. Non so se avete presente comunque le persone che si trovano online. Praticamente quelle che fanno il quadrato con le picche. I terzo facevano la stessa cosa, però in più avevano anche degli archibugi che sparavano in sincronia e facevano anche abbastanza male. Quindi erano una fanteria effettivamente abbastanza tosta. Tanto dire che dobbiamo fare molta attenzione a questi ribelli che possono prendermelo anche l'Essex. Io non glielo lascio prendere. Ah, istituzione nazionale. Sì, puntiamo sulle istituzioni nazionali. Ah, oh, questi qua sono tosti. Aspettiamo un attimo. Andiamo intanto a prendere l'Essex, a metterlo sotto assedio. Ah sì, prendiamo un po' di tasse da tortuga, che va bene. Ah, la riforma a Lincoln. La riforma però questa qua calvinista, non luterana. Intanto mettiamo le nostre barche qui, che aiutiamo. La qualità delle nostre truppe è eccellente, impressionante. Molto bene, abbiamo preso più prestigio e pian piano stiamo continuando ad andare avanti. Zucchero, prodotto a tortuga. Molto bene. Lo zucchero è buono, molto buono. Non mi ricordavo che fosse così buono. Credo non quanto il cacao. Il cacao è una delle cose che vale di più. Oddio. Ribelli nazionalisti in Darkshire. Oddio. Sono troppi. Vediamo di liberare con sto assedio. Intanto sono a Moron adesso. Moron dov'è? Ah già, dovrei anche mandare questi tizi qui. Non ci ho pensato, eh. Tanto abbiamo convertito un po' di popolazione. Non ci ho pensato, ho anche questi tizi qui alle Bermude. E dovrei anche... Oddio, sono proprio stupido. Perché non li ho mandati qui? Non lo so. Decisioni stupide. Intanto continuiamo ad assediare con tranquillità, con estrema tranquillità. Intanto Ming e Giappone. Oddio. Oh, quanto si è espansa la mappa. Ming, ciao. Castiglia ha cancellato il diritto di passaggio. Abbiamo finito il matrimonio con la dinastia Tonnerberg, che sarebbero quelli, non mi ricordo come si chiamano. Oddio. Norvegesi, ecco. Intanto andiamo le nostre truppe in Europa. Vi faccio sbarcare a Glamorgan. Poi altri ribelli nelle Highlands. Ecco, gli scozzesi mi stanno dando un po' di problemi. E dovrei avanzare con la tecnologia militare. Molto bene. Tecnologia 12, riesco ad arrivare a un nuovo livello di unità. Posso fare i free shotter e i tercio. Probabilmente farò i tercio. Anche se non mi ricordo quali erano i migliori. Credo i... Devo controllare, credo che i free shotter abbiano il fuoco in attacco. Dipende che cosa voglio fare. Intanto aumentiamo la forza ai missionari, senza dubbio. Altri cattolici.
Sto pensando, con gli scozzesi posso fare anche qualcosa. Tipo, accetto quello che vogliono. Praticamente hanno un'autonomia locale per 20 anni. Sì, direi di accettare. Intanto questi ribelli qui non se ne vanno tutti. Ed è un bene. Intanto sono arrivati i rinforzi. E i nobili vogliono privilegi. Accettiamo, non voglio avere troppe ribellioni in giro. Abbiamo preso Norfolk, molto bene. Oh, oddio. E ora uniamo le truppe e attacchiamo. Lincoln. Molto bene, vinta, senza troppi problemi. Inseguiamo le truppe e stracciate. Ora, altri cattolici da ammazzare. Mi sento molto Gustavo Adolfo che va a ammazzare i cattolici in giro. Ok, Leone d'Inghilterra. Ora, andiamo nelle Highlands a convertire. E direi di non fare nulla adesso. Alcuni mercenari li posso anche togliere. Tutti i mercenari direi che li posso togliere. Se no veramente non guadagno più nulla. Giusto adesso. Ah. Perché continuo a perdere così tanti soldi? I mercenari li ho tolti tutti. Costano così pochi i mercenari. Non ho idea. Tanto. Qui non voglio ribellioni. Ah, qui, Amoron. Qua devo accettare, devo tenerli. Non posso ancora fare nulla. Amoron, volevo fare Harsh Treatment, però non posso. Ah, ribelli. Anzi, possiamo andare nell'Arshire che così riusciamo a non fare un giro immenso alle nostre navi. Molto bene. Avanziamo di tecnologia. Qua possiamo? No, aspettiamo ancora 2 anni. Tranquilli, tranquilli. 2 anni non ci ammazzano. Tanto qui. Direi di tenermi i soldi. E abbassiamo anche la manutenzione delle truppe. Intanto che ci siamo un po'. Ok. Sir Francis Walsingham. Sir Francis Walsingham era un segretario privato della regina Elisabetta. I suoi risultati maggiori erano nell'organizzazione perfetta dei servizi segreti, anche nella costruzione di una rete di spie, che aumentò molto l'efficienza nel distruggere qualsiasi cospirazione contro la vita della regina e anche in altri affari diplomatici e politici. Era molto antispagnolo, era anche un protettore di Drake, Francis Drake immagino, e ha finanziato molte delle sue famose azioni da contrabbandiere nelle sue prime spedizioni contro la potenza iberica. Sì, stiamo parlando di Sir Francis Drake. Quindi prendiamo 25 potere amministrativo e anche un amministratore che possiamo prendere se vogliamo. Questo. Oh, aspettiamo un attimo. Amministratore. Eccolo qui, Francis Walsingham. Solo che non posso permettermi nulla adesso. Sono molto molto povero. Direi però un tempio qui me lo posso permettere. Oh, rivoltanti. Mi siete mancati. Troppo. Ah già, non stavo pagando le truppe, sono un genio. Sono un genio assoluto. Mi capita sempre, dovrebbero metterlo anche i segnali, non solo nelle guerre, ma anche
un piccolo segnalino in alto, tipo non stai pagando le truppe, oppure non stai pagando le tue navi. Non pagare le navi è ancora peggio. Anzi, non capisco perché non si dovrebbero pagare le navi, ve l'ho già spiegato in passato. Anche sto prendendo troppi prestiti. Ho l'inflazione al 3,32. Quindi credo che sia galoppante, non lo so. Ok, ora possiamo diminuire un attimo con tranquillità. Ah, hanno scoperto una cosa coloniale. Mettiamo in 15 punti nell'amministrazione, che mi serve abbastanza. Tanto la Castiglia inizia anche a colonizzare la Guyana. Abbiamo fatto anche la colonia Tortuga. E ora direi di puntare alle Cayenne. Così adesso, appena finito tutto questo, riusciremo a creare anche uno stato coloniale. Vi spiegherò un po' che cos'è uno stato coloniale. Molto bello. Tanto andiamo a Londra sempre a generare, a generare soldi dal commercio. E comunque siamo messi abbastanza a posto, dai. Aquitania, come se la cava? Molto male, la Francia la sta distruggendo. Ho paura della Francia, io. Sono spaventato a morte. Andiamo avanti e indietro, prendiamo altri tizi. Tanto come sta andando la conversione? Sta andando. Ah, vi sto pagando? No! Non mi fregate così. No. Aspettiamo che arrivino tutti i soldi. Molto bene, adesso andiamo all'assalto, vediamo un po' come sarà questa battaglia. Mastino Arrigo contro Geoffrey Rugs, però non ha più morale il nemico, non so se sta ritirando. E abbiamo vinto! La vittoria è nostra! Evviva! Ora, nostre truppe, tutte giù. Anzi, mettiamo un po' che così si riprendono bene l'esercito, tutto quanto a posto. Ok, andate alle Cayenne, tanto che siete qui. Ah, i nativi delle Cayenne stanno combattendo contro i nostri coloni. Tanto possiamo andare avanti con la tecnologia amministrativa e anche con la tecnologia diplomatica. Possiamo anche costruire un grande emporio navale. E i nativi alle Cayenne si stanno un po' tranquillizzando, quindi perdono uno di ferocità, queste cose qui. E ora avanziamo pian piano, sempre. Molto tranquilli, altri cattolici. Oh. Mannaggia. Mi sento veramente molto Gustavo Adolfo, che va in giro a ammazzare cattolici. Che bello. Ah, altre reclute che non sono a posto, quindi perdiamo 2000 di manpower a sbaffo così, a caso. Totalmente. E non mi piace tanto quando perdo così manpower. Non è che ha tanto senso, effettivamente. Tanto un po' di coloni in più. Sì, non fa male. Non fa assolutamente male, no. Ora andiamo. Qui siamo pronti a fare una battaglia. Ah, aspetta, vi stavo pagando? Sì. Ok, abbiamo vinto. Ora andiamo, penso a quelli della Englands, che non riesco a pronunciare. Englands, che sono in tanti, ecco. E oltretutto stanno assediando da più tempo. Ah, è morto un mercante. Allora prendiamo i soldi che c'ha in eredità. E andiamo ad attaccare questi ribelli. Questi
questi qua sono dei nazionalisti del Connacht. Non ne posso più. Prendiamo un'unità almeno di cannoni. Che i cannoni sono molto 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 buoni qui, questo gioco. Ma noi ribelli ce l'hanno fatta. Allora riblocchiamo la strada. Merda. Commedia dell'arte. Ah, sì, molto bene, però non mi interessa troppo. Va bene, sì. Cavoli, i miei fanno schifo in difesa, infatti non dovevo bloccare la strada. Tabacco alle Cayenne, molto bene. E sono felice. Però comunque... Ah, sti ribelli. Non ne posso più io, sinceramente, sti ribelli. Devo anche prendere troppi mercenari. Anche i riformati. Oddio, non ce la faccio più. Riformati, smettetela. Aspetta, voi riformati? Cosa dovete fare? Ah, tolleranza di eretici. Allora sì, ve lo lascio fare, che così prendo un po' di tolleranza. E intanto quelli del Connacht, sentite, io non riesco a combattere tutti. Quindi accetto le vostre richieste. Ehi, Norvegia. Oi. Aspetta, aspetta, aspetta. Perché? Vogliono conquistare le Highlands. Bene. Guerra sia. Prendiamo un ammiraglio veloce. Veloce, veloce, veloce. Andiamo a combattere contro la loro flotta. Eccola qui. Via, via, via. La Danimarca è entrata dalla mia parte. E andiamo a combattere contro la grande flotta norvegese. Ok. Il nostro ammiraglio Guikard Edvig, nome stranissimo, ha fatto un roll di 7 e di 1. Lui ha maggior parte truppe da trasporto, cioè unità tutte da trasporto. E ho anche la Victory. Ah, che bello, la Victory. Vabbè, intanto continuiamo a combattere. Credo che questa battaglia navale è stravinta. Sì, stravinta, stravinta. Ora. Oh, i paesani. A Guantanamo. Che ci fanno a Guantanamo? Cosa vogliono i paesani a Guantanamo? Ah, ripaghiamo il debito. Però ne dovrò prendere un altro. Siamo riusciti a convertire altri eretici. E mandiamoli a Norfolk. Molto bene, ora andiamo qui e assediamo. Con i paesani di Guantanamo vi dico, non so che fare. Io non so nemmeno perché mi hanno dichiarato guerra questi tizi qui. Oh mio Dio, non mi ricordo più il nome. I norvegesi, ecco. Non hanno una flotta buona. Ah sì, zelotti reformati. Molto bene, io vi do l'editto di quella cosa lì. No, aspetta. No. Non voglio che diventi religione di Stato. Ah no, 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 aspetta. Sì. Ah, però se sforzano le richieste c'è tolleranza eretica. Se invece le accetto c'è riformato. Non ha senso. Cioè, non capisco. Non vedo perché. Vabbè. Vabbè, intanto facciamo un po' un blocco navale con tutte le navi. Intanto loro stanno scappando, hanno paura di me.
Però non seguo. Ah, oh, mi hanno catturato una nave oltretutto. Oh, dove... Ah, rimangono qui adesso. E io sto qui. Molto bene. Cavolo, ci fa la Polonia in giardino? Oi, la Polonia! C'ho la Polonia in giardino, che cosa vuoi? Oddio. Polacchi. Che ci fate qui? Oddio. Oddio. Ho i polacchi in giardino. È una cosa bruttissima. Tanto un anno eccellente per il manpower. L'unica cosa è che c'ho i polacchi in Francia. Non è bello. Non è assolutamente bello. E vi devo salutare così. Mi dispiace. Ci sentiamo alla prossima, gente. Davvero è tutto. Ciao.